Buonasera a tutti, oggi siamo qui in un bellissimo museo, siamo nel museo Edoardo Piassone di Genova e siamo qui con due miei musicisti che sono Katia Conchenki e François Gassion. Ciao François, ciao Katia, ciao. Canzone dei papaveri, giusto il titolo del vostro concerto, come mai avete scelto questo titolo? Pourquoi on a choisi le titre chanson de coquelicot, chant de coquelicot? Les coquelicots sont un symbole du combat pour la Première Guerre mondiale en Europe, en Angleterre. Et nous avons choisi d'articuler ce concert autour d'un poète, la figure d'un poète très très connu en Angleterre, Wilfred Owen. Et donc nous avons choisi le symbole de son pays, le coquelicot, pour illustrer notre concert. Quindi il papavero è un simbolo britannico della Prima Guerra Mondiale e il nostro programma è intorno a un poeta britannico che si chiama Wilfred Owen, che è molto famoso, e quindi sin dal momento in cui il poeta è britannico abbiamo scelto di prendere come titolo il simbolo britannico della Prima Guerra Mondiale, il papavero. Infatti musica e poesia della Prima Guerra Mondiale, questo è il tema che avete trasmesso nel vostro concerto? Sì, assolutamente. Se ne volete un po' parlare, facciamo prima François e Katia. Allora, abbiamo scelto, prima di tutto avevamo incontrato la presidente di un'associazione alla memoria di Wilfred Owen in Francia, perché Wilfred Owen è caduto in Francia, e chi ci ha detto io voglio un concerto con poemi di Wilfred Owen e musiche di George Butterworth, che è nato proprio vissuto nella stessa regione. E dopodiché ci siamo chiesti, grazie a Dio, quali sono gli altri componisti di questo periodo, sia prima della guerra, sia durante la guerra, sia poco dopo la guerra, che hanno raccontato questa atmosfera, questa era. E abbiamo scelto così Elgar, Debussy, Rachmaninoff, Gershwin. Questo è il repertorio del vostro concerto. Qual è il messaggio che volete trasmettere, che avete trasmesso a questo concerto di fronte a un pubblico? Pourquoi on a voulu transmettre ce type de répertoire de thématique à un public? Nous pensons sincèrement que la musique et l'art est très important pendant toutes les périodes, y compris pendant la guerre. Cette période a beaucoup inspiré les créatifs de cette époque, les compositeurs, les poètes, les écrivains, les peintres. Car l'art fait vivre et survivre pour tout le monde. Et nous le faisons avec les hommes qui ont joué, qui ont été témoins de leur époque, mais aussi de l'atmosphère artistique d'avant-guerre et juste après-guerre. Noi pensiamo che l'arte sopravvive a tutte le guerre, che è molto importante trasmettere il messaggio di questi artisti che hanno vissuto e che hanno potuto con l'arte trasmettere una specie di speranza, però un messaggio, un'atmosfera, cioè proprio un linguaggio. Sia i musicisti, però anche gli autori, anche gli scrittori, e che per noi è molto importante mostrare a nuove generazioni, giovani, soprattutto il pubblico di oggi, che l'arte è proprio sopra di tutte queste guerre, tutte queste tragedie. Certo. Ho letto che nel 2008 avete formato questo duo in quattro mani, ce ne volete un po' parlare? Iniziamo da Katia, da François, facciamo Katia. Comment on s'est rencontrés, comment on a créé notre duo? Nous nous sommes rencontrés grâce à un concours, qui s'appelle le concours Flamme, qui a lieu à Paris. Nous avons été lauréats de ce concours à Tour de Rome, pas la même année, mais nous avons fait partie de l'association qui dirige ce concours. Et donc nous avons eu de nombreuses occasions de jouer ensemble. Et nous avons trouvé que nous nous accordions très très bien et c'est
c'était toujours un plaisir. Donc nous avons commencé à faire de plus en plus de concerts et voilà, notre duo est né ainsi. Abbiamo vinto lo stesso concorso internazionale di pianoforte che si chiama FRAM e con questo concorso si ha alcuni concerti, abbiamo avuto questi concerti con un pianoforte a quattro mani e abbiamo trovato che ci accordiamo molto bene e dopodiché abbiamo deciso di costruire questo duo che è proprio un duo di pianoforte a quattro mani, proprio come un... come musica alla camera, che non è un pianista e un pianista fanno due, però proprio con un'orchestra, hanno solo uno strumento. Siete veramente bravi, oggi veramente mi avete emozionato nel vostro concerto. Grazie. Un'ultima domanda, abbiamo parlato appunto diciamo, come vi siete formati, per quanto riguarda invece ho letto che avete fatto numerosissimi festival, avete partecipato, in quale città avete partecipato con la vostra musica? Moltissimo, con questo programma oppure con tutti i programmi che facciamo? Anche avete con quelli, con altri programmi che fate, anche con allora, il mondo che vi non è giusto, me ne ho confuso. Un fait de roule? Facciamo carta. Ti ha parlato. Nous sommes allés plusieurs fois en Chine. Il y avait Shanghai, Beijing, il y avait aussi Xi'an, il y avait Macao, Hangzhou, beaucoup de villes. Nous sommes allés aussi en Colombie. Colombie, si. Bogota, Medellin, Cali. Nous sommes allés en Corée du Sud. Donc il y avait Busan, Gwangju. Voilà, il y avait plusieurs villes bien sûr en Europe, en Autriche, en Italie aussi. Salisburg, bellissima città, Salisburg. E invece. Franzo, vuoi tradurre un attimo cosa ha detto? Capiano, sì, allora, quindi abbiamo molto suonato in Cina, Pechino, Shanghai, Hangzhou, Cina, Macao, tantissime città, anche perché Katia ha vissuto un po' in Cina anche. Abbiamo suonato anche in Corea del Sud, Busan, Hangzhou, anche in Colombia, Bogotà, Medellin, Cali. E in Europa naturalmente Salisburgo, Parigi, naturalmente molte volte Parigi e anche alcuni festival o settimane. Invece qua in Italia è la prima volta, siete venuti anche parecchie volte qua per il allora, in Italia è la seconda, ma non c'è che in Europa, non sto anche a essere delle fa. La prima volta era il Teatro Marcello in Roma e questa è la seconda volta. È la seconda volta, bellissima, veramente bravi, 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 bravi. Io ringrazio oggi Katia di essere stata qui con noi e François, e grazie ancora e ciao, a presto. Grazie tante.